ごめんなさい。<noise> Un saluto a voi tutti, sabato 3 novembre. Chi si fosse messo eh perché ci può essere qualcuno che si sintonizza su Telemaica proprio per l'editoriale. Che vi devo dire, ci può essere qualcuno, no? E quindi chi si fosse messo in ascolto, eh, sintonizzato su Telemaico, programma 97 proprio in questo uh, momento, eh, mi fa piacere salutarlo e come mi farebbe piacere che queste persone che sono nuove eh, eh, telespettatrici, nuovi telespettatori eh, possano subito entrare eh, in feeling con la nostra emittente televisiva, soprattutto con la parte giornalistica, telemaigchiocciolibero.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Eh, oggi mi viene da sorridere, perché mi viene da sorridere? perché ho davanti a me il tablet con delle cartelle, ecco, immagini, pozzetti sporchissimi, 31 ottobre mattina, poi sporcizia per strada e due articoli, uno è di Italia Oggi e l'altro è stato estratto dal, dal messaggero. E, e quello di Italia Oggi la parla di videosorveglianza, quello del messaggero di una mega truffa. E non c'è nulla da ridere, lo so, a me viene da, da sorridere perché non siamo solo noi a parlarne spesso di questi problemi, ma i giornali naturalmente a cui sto facendo riferimento e tutte le altre eh, testate che il governo farebbe bene a continuare a sostenere, secondo me, ma poi la volontà politica è, non deve farsi influenzare, figuriamoci. Da noi, telemai piccolini, ci mancherebbe, dalle federazioni, dalle associazioni, ci mancherebbe. Deve essere capace di fare le giuste valutazioni, anche se c'è un giornale o più giornali, o una televisione o più televisioni, che fanno le pulci. Grazie a fare le pulci che si cresce politicamente. Ma lo sapete voi politici quante cose non vedete, non sentite? Eh! E meno male che le scriviamo o che vanno in onda e quindi e devo sorridere, perché non ci sarebbe nulla da sorridere? Perché ne abbiamo già parlato anche a livello nazionale, a livello locale. E la, la risoluzione, evidentemente, è difficile da intraprendere. Ma vediamo al messaggero, non vi preoccupate, termineremo con qualcosa che riguarda il locale. Veniamo al messaggero, è stata scoperta a Roma. Scrive questa testata qualche eh, se, eh, settimana fa, qualche giorno fa, scoperta a Roma una mega truffa che coinvolge un centinaio di alberghi del centro storico, anche rinomati e pluristellati. I loro addetti inserivano le targhe delle auto di amici, parenti e dipendenti nell'elenco dei permessi turistici per l'ingresso nella Z. Il sistema è stato scoperto durante una verifica che ha individuato targhe di presunti turisti che hanno varcato la ZTL romana 60 volte in un mese, già ritirate 150 autorizzazioni speciali. Ora si indaga per inquadrare le responsabilità civili, il danno erariale nei confronti del Campidoglio e penali il reato di truffa nei confronti dei titolari degli hotel, dei dipendenti che hanno inserito le targhe nel sistema dell'agenzia per la mobilità e di chi ha usufruito dei permessi abusivi. Quindi abbiamo la parte civile, il danno erariale e la parte penale, il reato di truffa. Ora, quanto avvenuto e scoperto a Roma ci deve far riflettere, lo diciamo, tutto il mondo e il paese sì, è un modo di dire, eh, sì, ma in realtà è questo, eh, fatta la legge trovata l'inganno, fatto il varco trovata la soluzione. Eh, il problema è che eh, diventa difficile andare a controllare tutti i varchi, tutte queste furbate. E quindi chissà quanti soldi perde l'erario, chissà quanti reati di truffa vi sono nella nostra bella Italia che purtroppo non possono essere verificati, esaminati e quindi poi diventa difficile se non impossibile individuare i responsabili. Quanto avviene a Roma può succedere anche nei nostri comuni. Danno erariale e reato penale. Quando queste, questi aspetti diventano comuni, quando c'è una testata che ne parla, come ha fatto il Messaggero, magari ha fatto altra, altra stampa nei mesi precedenti, quando qualche cittadino scrive, quando qualche televisione, qualche emittente locale fa vedere delle immagini, fa delle osservazioni. E questa è la democrazia, è il ruolo delle parti. C'è chi deve raccontare, chi deve indagare, chi deve giudicare. Quando il sistema non funziona? Quando c'è una certa commistione tra questi diversi soggetti, una certa influenza tra uno di questi soggetti, di questi organi rispetto all'altra. E questo significa che si va a inficiare quello che è lo Stato democratico, che è, quelli che sono i principi costituzionali, quello che è il vero equilibrio dei poteri e più che altro possiamo dire della dignità istituzionale perché dove ci sono dei parametri, dei fattori, degli aspetti che sono frutto della commistione, non possiamo parlare di democrazia e quindi di dignità costituzionale per coloro i quali che purtroppo subiscono i disagi di servizi, la truffa, l'inganno e il danno erariale, perché se non vi sono delle tasse pagate, se non vi sono delle spese che entrano degli introiti che entrano nelle casse comunali, nelle casse degli enti, siamo noi che dobbiamo poi soccombere perché aumenta il prelievo e quindi dobbiamo pagare noi più risorse, più soldi, perché c'è qualche altro che sta facendo il furbo. A proposito di videosorveglianza, cambiamo argomento, anche il coordinamento cittadino dei parti sociali ne ha più volte parlato. Ecco, questo articolo di Italia Oggi è intitolato Videosorveglianza per gli incentivi domande da presentare entro il 30 giugno. Certo, ora il termine è scaduto, magari vi saranno altri progetti, ma questo è un articolo che parla di un'iniziativa di gennaio, che quindi è stata più volte riportata sulla carta stampata e sui mezzi di comunicazione vari, a febbraio, a marzo, ad aprile. Insomma, c'era tutto il tempo affinché le istituzioni, gli enti potessero approfondire l'argomento e decidere se fosse il caso di partecipare a quanto proposto. Che cosa dice Italia oggi? che se un comune vuole accedere agli incentivi previsti dal pacchetto sicurezza per potenziare il proprio di sistema di videosorveglianza a vocazione interforze, deve concordare con la Prefettura un patto per la sicurezza e un progetto tecnico di sviluppo rispettoso delle regole della privacy e delle diverse prerogative delle forze di polizia e successivamente presentare domanda al viminale entro il 30 giugno 2018, con priorità riservata ai comuni più piccoli e pericolosi. Lo ha evidenziato il decreto adottato dal Ministro dell'Interno allora, Marco Minniti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, il 31 gennaio 2018 che ha previsto all'articolo 5 il finanziamento a fondo perduto degli impianti di videosorveglianza urbana più meritevoli di accoglimento. La questione formale risulta molto complessa e di tempi molto stretti perché le richieste d'ammissione al beneficio dovranno essere presentate tassativamente entro il 30 giugno 2018. Innanzitutto una delle condizioni più importanti per essere ammessi al finanziamento risulta quella che il Comune abbia sottoscritto un apposito patto per la sicurezza con la Prefettura, nel rispetto delle linee generali e delle linee guida del decreto Minniti. In ogni caso il progetto dovrà essere inedito e rispettoso delle indicazioni del decreto legge del 2017, ovvero dedicato ad uso condiviso delle tecnologie. Spetterà al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica approvare preventivamente il progetto. I criteri di valutazione delle domande utili per essere ammesse a beneficio spaziano dall'indice di delittuosità del luogo alla dimensione demografica. Avranno maggiore possibilità di essere ammessi al finanziamento i comuni più piccoli e con maggior rischio sociale, ma anche quelli che avranno presentato progetti meglio strutturati e parzialmente finanziati con fondi propri degli stessi enti interessati. Quindi 30 giugno la scadenza, fondi a disposizione e quindi si parla anche di uso condiviso delle tecnologie e di complessivi 37 milioni disponibili nel triennio 2017-2019, ma dovranno essere presentati alla Prefettura territorialmente competente entro 60 giorni dalla sottoscrizione dei patti per la sicurezza. E quindi entro il 30 giugno 2018, per il triennio in corso. Ora, in una città come quella di Acquaviva, è mai il caso di tante altre, dove assistiamo all'abbandono dei rifiuti, alle trasgressioni, ai problemi del borseggio, ai piccoli furtarelli nelle abitazioni. Insomma, è importante avere un impianto di videosorveglianza. È importante interfacciarsi con la prefettura, è importante soprattutto avere un progetto, è importante che gli uffici competenti possano usufruire di queste agevolazioni, di queste opportunità, di questi finanziamenti, perché non è possibile che ricadano queste progettualità sulle tasche dei cittadini come per esempio gli acquavivesi, perché già evidentemente le tasse sono abbastanza alte e il limone più di tanto non si può spremere e arriva l'aiuto a livello nazionale che fa un ragionamento molto semplice dove ci sono più impianti di videosorveglianza andiamo ad agevolare cosa? L'operatività dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale. Statale. Insomma andiamo ad agevolare quello che è l'attività degli inquirenti e quindi c'è un costo inferiore per la comunità e quindi per lo stesso Stato e preferisce fare prevenzione e quindi finanziare queste progettualità. La prevenzione non deve essere gridata dallo Stato e non recepita dal locale, quindi ci deve essere a livello locale un'istituzione, un funzionario un apparato burocratico, tecnico, istituzionale che recepisca questo e che se vogliamo vada a stuzzicare dove il politico non ha avuto l'input, non ha preso al balzo l'opportunità, a stuzzicare la parte politica, il proprio sindaco, il proprio assessore, il proprio consiglio comunale, a stuzzicarli, a sensibilizzarli, a dire guardate che c'è questa opportunità. Il ruolo del dirigente, del funzionario, proprio nella sua funzionalità è al giorno d'oggi soprattutto questo, perché altrimenti non potremmo chiamarci comune di classe prima B, come quello di Acquaviva delle Fonti, che ci dà la possibilità di avere delle funzioni dirigenziali, dei dirigenti che costano un bel di più alla comunità locale. Insomma, per dirla in breve, non abbiamo bisogno dell'ingegnere che faccia i calcoletti, faccia il copia incolla e faccia le solite cose tecnico-amministrative per fare questo basta un comune che non è di prima B non abbiamo bisogno del ragioniere che faccia i calcoletti entrate e uscite, pareggio di bilancio, questo e quell'altro togli 10 euro di qua e le metti di là facciamo un peg più grande qui e recuperiamo da quest'altro peg ma ha bisogno di un funzionario di ragioneria economica e finanziaria che parli di queste opportunità perché il politico... Deve svolgere il ruolo principale che è quello di esprimere la volontà popolare come? Rappresentandola e facendo funzionare le cose al meglio. Ma non è detto che un sindaco, un consigliere, un assessore debbano essere dei tecnici, essere abbonati a Italia Oggi, essere abbonati a non so quale gazzetta ufficiale, europea, nazionale, eccetera, eccetera, per poter essere al passo coi tempi. La competenza della politica sì. Ma il popolo sovrano esige che dove vi sono dei dirigenti e dei funzionari facciano questo e quindi siano da supporto, da sostegno all'attività politica. E quindi quando noi assistiamo a Pozzetti e andiamo a livello locale così sporchi il 31 ottobre, non possiamo non meravigliarci nel momento in cui restano sporchi anche il primo e il 2 novembre. O se quei pozzetti erano sporchi il 30 ottobre e il 31 non sono stati puliti. Non possiamo meravigliarci perché è la parola di Gino, di Nicola, di Giovanni, di Francesco, di Davide, di Pingo Pallino, qualsiasi, contro la parola di chi? Di un'azienda che può dire ma io ho pulito cinque minuti prima e dopo. Eolo ha fatto andare su quel pozzetto tutta l'immondizia possibile. Ci rendiamo conto che tutto questo è difficile da recepire, perché come è il Comune di Acquilio delle Fonti, chissà in quanti altri enti, le soluzioni non si vogliono trovare, perché è più facile andare d'accordo con un'azienda che starci a litigare. Ma qui non il problema non è litigare con l'azienda, il problema è far rispettare un contratto, il problema è... Fare in modo che quanto avvenuto a Roma con questa truffa non avvenga negli altri enti. E sì, perché nel momento in cui io cittadino sto pagando un servizio che non viene espletato secondo i canoni dettati dal contratto, dal capitolato, d'appalto, sia tecnico che progettuale, significa che il cittadino è truffato. Se io sto pagando un servizio che prevede la pulizia dei pozzetti tutti i giorni, se per più giorni non viene fatta io mi sento truffato. Ma non sono io cittadino che posso fare l'occhio magico di una pubblica amministrazione o di un dirigente, di un funzionario. È lo stesso ente che deve, per rendere degna la sua rappresentanza dal punto di vista politico, dare il giusto indirizzo ai funzionari e i funzionari, per potersi guadagnare degnamente il loro stipendio e quindi fare al meglio i loro doveri d'ufficio, mettere in campo tutte le migliori risorse, soprattutto mentali e poi operative, per andare a verificare se quanto dice Gino, Giovanni, Nicola, Davide, Francesco e compagnia, Pingo, Pallino, qualsiasi, corrisponda al vero, ossia... Se io il 31 ottobre mi ritrovo questa immondizia in questa determinata strada come vediamo, e ma quell'immondizia me la ritrovavo anche il 28 ottobre, come mai possibile che me la ritrovi addirittura il 2 novembre? Come mai possibile che anche il 1 novembre quell'immondizia era ancora lì? E allora non possiamo fare certo il DNA di questa immondizia, ma se una busta è gialla, è verde o arancione o blè e ce la ritroviamo sempre nella stessa posizione, c'è qualcosa che non va, se quel cartone è sempre su quel marciapiede, è sì diverso perché si è bagnato, ha cambiato la sua caratteristica, perché prima di essere ramazzato per due giorni ha subito la pioggia che è arrivata dopo 48 ore, c'è qualcosa che non va, ma non in chi non effettua il servizio, questo qualcosa che non va è in chi non reagisce a un disservizio che viene gridato e messo a vostra disposizione televisivamente e sulla carta stampata e anche in piazza dai cittadini, dalle associazioni dei consumatori come il Codacons, da un'emittente televisiva, dai giornalisti, dagli organi di stampa. Tutto questo non è un modo di fare credibile e che può, possa continuare ad andare avanti in un comune che si definisce di prima B. Per cui almeno regaliamo alla cittadinanza il declassamento, che non significa essere un comune più brutto, più povero, più degradato, no, significa un comune che guadagna circa 200.000 euro, si sì, recupera, risparmia quei soldini che vanno alle figure dirigenziali per circa 200.000 euro all'anno. E con 200.000 euro si possono montare tante videocamere così quando il funzionario, o del settore tecnico, o del settore della polizia, o del settore finanziario, o di qualsivoglia settore comunale di accogliere le fonti, non ha tempo, è distratto, deve sbrigare altre pratiche, può. Può andasse a guardare le immagini, soprattutto se quelle immagini, se quelle videocamere funzionano, perché il ministro Minniti, indipendentemente dal suo ruolo politico, quindi rappresentanza del Partito Democratico, ha detto, e la sua esperienza, e la sua bravura, la sua professionalità, la sua umiltà e la sua capacità, di tener fede prima al, pat al patto elettorale e poi a quello del partito, gli ha dato la possibilità e lo, dim lo ha dimostrato e sicuramente lo dimostrerà anche in futuro perché non è l'appartenenza del partito che dice se una persona è in gamba o meno, ma quello che ha prodotto e Miniti è uno che ha prodotto in passato e continua a farlo e anche quando è stato ministro dice che è il comune e quindi anche quello di Acquaviva, dovrà pure dimostrare di possedere la disponibilità delle somme necessarie anche per assicurare la corretta manutenzione degli impianti. Se lo dice un ministro, lo deve dire anche un Comune. E se lo dice anche un comune lo devono dire gli enti. Perché? Perché non serve a nulla fare una pista ciclabile come quella che è stata fatta sull'SP 127, preda ormai dell'erbaccia. Non serve a nulla spendere, sprecare riso quelle risorse, non serve a nulla montare la videosorveglianza nella zona industriale se poi le immagini non ci sono, non serve a nulla se noi abbiamo una videosorveglianza in piazza dei martiri e se poi le immagini non le guardiamo, non sono fruibili e non sono quindi utili a che cosa? A fare quello per cui sono state pagate dai cittadini. Insomma, il ministro Minniti le indicazioni le ha ricordate a gennaio e ha dato tempo fino a giugno. E allora a noi farebbe piacere, ma sicuramente la Codacons lo farà, chiedere all'ufficio tecnico comunale, ai diversi funzionari competenti di questo settore e quindi al sindaco e all'assessore competente se il Comune di AcqueVia delle Fonti ha sfruttato questa possibilità che le ha dato il ministro De Minniti nel momento in cui ha detto che vi sono 37 milioni disponibili per il triennio 2017-2019 e potete utilizzare queste risorse partecipando al bando presentando la domanda entro il 30 giugno 2018. I cittadini, acquavivesi e non solo, hanno il diritto di sapere se è stato fatto o meno e perché evidentemente o eventualmente non è stato fatto. E chi riceverà la lettera ha il dovere di spiegare e quindi se è stato fatto e perché non è stato fatto. E di correre i ripari, perché di tante scadenze, di tante opportunità perse ce ne sono da raccontare. E non è giusto far ricadere queste disavventure politiche, amministrative, burocratiche sulle tasche dei cittadini. Un saluto a voi tutti. パイパイパイパイパイパイパイ